nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, è arrivata la bocciatura dall'Europa. Governo, bruciati 300 miliardi in 8 mesi. Fisco, resta il condono con tetto annuo di 100.000 euro. UBS punta sui paperoni americani. Consulenza 4 teste, la rivoluzione di Azimut. Scale It, a Milano le start-up che ce l'hanno fatta. La Commissione europea ha deciso di respingere il documento programmatico di bilancio italiano. La richiesta che emerge è quella di produrne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro 3 settimane. Una scelta che era nell'aria, ma che non esclude l'avvio di una interlocuzione tra il governo italiano e Bruxelles. Dopo questo annuncio, lo spread è volato oltre quota 300, dopo una mattinata passata su livelli più contenuti. Oltre 304 miliardi di euro in 8 mesi. È la svalutazione subita dal 4 marzo scorso, data delle ultime elezioni, dalle obbligazioni e dalle azioni quotate a Piazza Affari e dai titoli detenuti nel nostro paese dalla Banca d'Italia e dagli investitori esteri. Le tensioni sui mercati finanziari e la crescita dello spread BTP-Bund sono dunque costati cari alle famiglie e agli investitori italiani. Se si escludono le variazioni di prezzo dei titoli detenuti da Banca Italia e dagli investitori esteri, i miliardi bruciati sul mercato sono circa 198. Un condono fiscale ridimensionato. Il decreto legge contiene una dichiarazione integrativa rivista dalla versione finale del provvedimento. Si potranno integrare imponibili con un tetto annuale di 100.000 euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato. Sulle eccedenze si applicherà un'imposta sostitutiva del 20% in relazione al maggiore imponibile IRPEF o IRES. UBS sta mettendo i clienti americani super ricchi al centro della sua nuova strategia per migliorare la crescita. Il programma per i clienti ultra high net worth e per i family office dovrebbe essere annunciato giovedì, giorno in cui la AD Sergio Motti alzerà il sipario sui suoi piani per la più grande banca svizzera. UBS ha in programma di strappare concorrenti decine di relationship manager di alto profilo e di advisor, sperando che portino con sé i loro clienti. Rivoluzione della consulenza targata Azimut. La divisione Global Advisory amplia la propria offerta di servizi. Alla consulenza evoluta e altamente personalizzata di Azimut Max si affiancherà quindi l'offerta di advisory integrata dai servizi di partner su 4 aree: fiscale legale, real estate, assicurativo e banca integrata. Tutti questi servizi verranno offerti nelle principali agenzie della divisione a Genova, Torino, Bologna e Roma. L'obiettivo è quello di offrire al cliente un unico punto di riferimento in grado di rispondere a ogni richiesta. Si è svolta a Milano la 4ª edizione di Scale It, un evento piattaforma nato per favorire l'incontro tra fondi internazionali e le migliori scale-up italiane. Sono stati circa 120 gli incontri one-to-one tra i quasi 40 investitori e le 15 scale-up che hanno avuto luogo nel corso della manifestazione, a conferma del ruolo strategico di sistema dell'evento. Le nostre telecamere hanno seguito il tutto, raccogliendo il pensiero dei protagonisti. Appuntamento questa sera alle 21 con BFC Events. Il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com è Banca Generali. Per Akros vale un accumulate con target price di 25,50 euro dopo un'apertura questa mattina a 18,38. La società ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione del 100% di Nextam Partners. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto Parvest, mentre ultima posizione per Allianz. Qui da Blu Rating News è tutto, come sempre buon investimento a tutti voi! Questo programma è offerto da Schroders. Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così.
Per questo abbiamo deciso di investire su Italia. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Banco Desio. Ti aspettiamo. Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.